Siamo qui collegati con la grande poetessa Tina Piccolo, definita ambasciatrice della poesia italiana nel mondo da accademie, associazioni, senatrice della cultura, scrittrice, critica di arte visiva, insomma, chi più ne ha più ne mette per definire la grande Tina Piccolo. Buonasera Tina Piccolo. Buonasera, è veramente sempre una gioia stare con voi. Si respira aria di poesia, di arte pura. Sembra di ascoltare in sordina una musica dolcissima. Insomma, siamo qui con tanti cari amici e con il nostro bravissimo presentatore, conduttore, giornalista Giuseppe Nappa, Io. nonché scrittore, perché non dimentichiamo che abbiamo scritto un Grazie. libro insieme, Napoli nel cuore. Napoli nel cuore, come nel Brava. cuore abbiamo la grande Tina Piccolo. Grande, guarda che io come mia testa sono 1,56 m. Ma come arte siete immensa. È la Mi verità. fai ricordare le parole del nostro carissimo Mario Da Vinci È al vero. Teatro Ricciardi. Disse: la vedete, mi fece alzare, dice, la vedete quando è piccola, ma questa donna è più di 2 metri. Io rimasi proprio scioccata dalle sue parole, perché veramente, insomma, sono piccolina, ma non mi lamento, sono contenta lo stesso. Siete una grande. Tina Piccolo ha scritto veramente tantissimi libri, ha prefazionato tantissime antologie. Non solo, ha fatto tantissime critiche anche a quadri, ha scritto tantissime poesie, infatti ricordiamo che alcuni dei vostri versi sono anche scolpiti nelle rocce di Bassiano. Quindi voglio dire, una vita immensa quello di Tina Piccolo. Tina Piccolo, come si fa ad accudire scuola, famiglia, poesia, arte, cultura? Come avete fatto? I bambini della mia scuola, quasi come se fossero figli. I miei figli li ho cresciuti in un clima non proprio ideale, con tanti sacrifici. L'arte è bellissima e meravigliosa, si sa, però ci sono quelle lotte stupide, anche rivalità che proprio non dovrebbero esistere in un mondo così bello come quello dell'arte. Beh, io ho lottato, diciamo, ce l'ho fatta, e questo grazie a quel sentimento che si chiama amore, che ho dentro di me, che mi accompagna vita naturale durante. Alla grande, alla grande. Poi so che di recente avete fatto proprio un libro insieme a vostro figlio Raffaele Castiello. Avete fatto una madre e un figlio veramente eccezionale, con delle poesie eccezionali vostre, con delle poesie eccezionali di vostro figlio. Mio figlio ha vinto diversi concorsi di poesia e mi venne così l'idea, gli proposi di fare un libro insieme. Lui accettò, è un po' introverso, però poi ci ha messo tutto se stesso. In questo libro ci sono veramente delle bellissime poesie di mio figliolo. E bisogna noi leggerlo, leggerlo, leggerlo. Sono sicura che non vi stancherete, anzi che troverete delle emozioni veramente meravigliose. Tina Piccolo, ma il libro, io so che voi avete fatto anche un altro libro bellissimo, Il diario di Alma, con le ali della mia poesia, pure è stato un successo strepitoso, presentato anche al Tribunale di Nola, insieme a Masullo, insomma veramente tanti e tanti libri. Quello che ogni libro lascia qualcosa. A voi che cosa lasciate al pubblico, insomma, che quando scrivete, che cosa vuole far arrivare Tina Piccola al suo libro che l'ascolta, al suo pubblico che l'ascolta e che la legge? Prima di tutto sono contro la violenza, contro gli odi, contro quelle miserie umane che non dovrebbero esistere. E quindi è un messaggio soprattutto d'amore, un messaggio di pace, di fratellanza, di uguaglianza. Vede, da che esiste il mondo si parla d'amore, ma secondo me non è mai abbastanza, ce ne vuole tanto, 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 e gli uomini spesso lo dimenticano e si fanno del male inutilmente.
Tina Piccolo, i vostri versi più belli, secondo Tina Piccolo, quali sono? Ma ce ne sono tanti, tanti, tanti. Come faccio a dirti più belli? La mia poesia più bella non la leggerà nessuno. Sarà fatta di silenzio e di respiro. La mia poesia più bella la scriverò per te. Senza parole. Grande Tina Piccolo, voi ci state veramente emozionando perché le vostre parole sono piene di arte, piene di cultura, piene d'amore. È quello che poi Bravo. voi avete dedicato all'arte e alla cultura e state continuando a farlo, Tina Piccolo, perché noi in vostro onore e con la vostra presenza diciamolo al pubblico, a breve prepareremo delle grandi cose perché stiamo preparando il vostro ritorno. Benissimo, ho avuto un periodo piuttosto difficile che sembra superato e quindi si ritorna, ma io in realtà non sono mai mancata, io ho sempre Bravissima. portato nel cuore l'arte e questo mondo meraviglioso. E diciamolo che voi durante il vostro percorso avete fatto tanti libri ancora, quindi Tina Piccolo non è mai Bravo. andata via. Tina Piccolo è stata sempre qui con noi e la sua presenza la fa sentire anche attraverso le parole, gli scritti, i libri. Tina Piccolo è con noi. Io sono stata in un periodo nero della mia vita, perché succede a tutti, no? Di Certo. attraversare certi periodi lunghi, però ho continuato a scrivere, infatti anche in questo periodo sono nati due libri, quella una madre e un figlio, e due anime sul sentiero della poesia, e Certo. quindi ho continuato, adesso sto lavorando con Facebook, mi sta dando belle soddisfazioni, ho fondato tanti gruppi, insomma andiamo avanti. Vi leggiamo le tante poesie che voi pubblicate, vi leggiamo, siamo sempre attenti a quelle che è l'arte e la cultura di Tina Piccolo. Tina Piccolo, ma ricordiamo che il vostro salotto, anche quello, è vivo, perché il salotto di Tina Piccolo non va mai dimenticato, tutto quello che ha fatto, i grandi premi. E poi voi avete fondato anche il Città di Pomigliano d'Arco, giusto? Internazionale Città di Pomigliano d'Arco che è giunta alla 28ª edizione. Sono più di 30 anni che invita questo premio, veramente grande, veramente non mi aspettavo neanche che venisse fuori un premio di tale portata. E adesso dobbiamo preparare la 28ª edizione. Certo, sempre in preparazione avete premiato i più grandi, diciamolo, Antonello Rondi, i più grandi politici, i più grandi artisti, tutto il cast di Un Posto al Sole, tutto il cast della squadra, i grandi politici come Luciano Schifone, i grandi artisti come Mario Da Vinci, Antonello Rondi, e insomma Nunzia Schiano, Paolo Caiazzo, insomma veramente i più grandi che adesso ci può sfuggire qualche nome, ma non ce ne vogliono, vero? Serena Autieri, benissimo. Giacomo Rizzo, veramente i grandi, i grandi, i grandi, veramente i più grandi. Tina Piccolo, un vostro pensiero per il vostro pubblico che vi ama da anni. Anche noi vi vogliamo bene, il pubblico vi ama, vi stima e vi fa un grosso applauso per la vostra arte, per la vostra cultura e vuole che al più presto, insomma, venirvi a vedere dal vivo, in quei grandi salotti, in quelle grandi manifestazioni, che voi stesse siete la portatrice e la detentrice di questo grande successo poetico che si chiama Tina Piccolo, che voi siete veramente un successo poetico. Grazie, tu sei una persona meravigliosa, che sei bravissimo nel condurre, nel presentare, nello scrivere, nel fare giornalista, comunque affidato, tu sai, tante Grazie, cose certo. importanti perché sono stata sempre certa che con te si andava sul sicuro. Onore, onore mio. Il mio onore più grande è quello di aver affiancato Tina Piccolo nello scritto Napoli nel cuore, di esservi stata accanto per anni e vi ringrazio dell'onore che mi fate stare ancora a vostro fianco. Io sono veramente onorata. Grande Tina Piccolo. Anche io ne sono onorata di sempre.
Io voglio dirvi e vi mando i saluti del nostro caro amico Diego Paura. Vi Carissimo Diego, mando i saluti bacione a lui e ad Anna. e ci tengo, anche Anna vi ricambia i saluti, e ci tengo che voi in questa intervista telefonica vi facevo i saluti in diretta, come vi mando i saluti dell'artista Lelemanna, come mando i saluti di Ah, prima di... bene, ciao, Maria. Vi mando i saluti di prima TV Napoli e di tutta l'emittente televisiva, perché veramente vi amiamo e vi stimiamo tutti. Grande Tina Piccolo, io finisco questa intervista dicendovi che vi porto nel cuore, vi voglio bene e tornate presto. Viva Tina Piccolo! Un bacione a tutti, con tutto il cuore. Grazie, grazie, grazie.